Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire dagli ultimi sviluppi in merito al caso dei saluti romani nelle commemorazioni delle tre persone uccise ad Acca Larenzi a Roma domenica scorsa. Nella giornata di ieri sono state denunciate 5 persone per appunto questo fatto. La Digos sta proseguendo nell'identificazione di altre persone che hanno effettuato il saluto romano. Nella capitale un 34enne italiano nella serata di ieri ha tentato di entrare con la propria auto nell'area ZTL del centro di Roma, precisamente in zona Rapacis, e notato dai vigili urbani nel tentativo di fuggire ha tentato di investirne uno. Poco prima lo stesso uomo aveva anche rischiato di provocare un incidente stradale. L'uomo è stato poi bloccato da un'altra pattuglia della polizia locale e ora dovrà rispondere dei reati di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità. E poco prima nella capitale un cittadino peruviano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri in via dei Fori Imperiali perché ritenuto responsabile di aver derubato una suora del proprio smartphone. Il furto ai danni della religiosa è stato compiuto dall'uomo con molta destrezza. Il presidente della commissione Ecomafie, Jacopo Morrone, ha fatto visita per la seconda volta in poco tempo alla discarica di Malagrotta e ad aspettarlo ha trovato una bara e degli striscioni su uno dei quali c'era scritto la morte della Valle Galeria. Ad attaccarlo su uno dei muri dell'ingresso della discarica, presumibilmente i residenti della zona, Morrone si è presentato insieme ad una decina di commissari e ha constatato anche l'estensione dell'ex discarica chiusa nel 2013. Una realtà vasta, 240 ettari, che ora verrà messa in sicurezza. Passiamo al calcio, si gioca oggi pomeriggio alle 18, il derby della capitale è valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma, all'Olimpico sono attese più di 50.000 persone nonostante l'orario in cui è fissata la partita in un giorno feriale. Le due squadre presentano delle defezioni tra i giocatori presenti in rosa, la Lazio in emergenza sugli esterni offensivi mentre la Roma in difesa. Chiudiamo così il telegiornale di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.